Domenica scorsa eravamo con la chiesa di Paternò, che ha una storia interessante. Una chiesa fondata dal lavoro del tanti anni fa, da Carlo Murro e Company. E un anno fa, esattamente un anno fa, una coppia di giovani era qui e mi dissero. Dice, sai, forse stiamo decidendo di chiudere, cioè non abbiamo più membri, molti sono andati via. Sapete, Paternò è in Sicilia, quindi la dea del. Si sono trasferiti, una famiglia che coordinava lì è andata a vivere ad Alessandria. Le cose non vanno bene. Abbiamo pregato per loro, abbiamo cercato di incoraggiarli, abbiamo cercato di iniziare degli studi e adesso con una certa frequenza, soprattutto Franco sta andando lì Siamo stati là e abbiamo visto diversi giovani, diverse coppie con bambini piccoli che correvano su e giù nella chiesa. Quello è sempre un momento di incoraggiamento. E ho portato questo messaggio quando si chiede sempre di cosa volete che vi parliamo, loro qualcosa che ci possa incoraggiare, della speranza. E questo è stato anche l'argomento che abbiamo portato al convegno che c'è stato a Fermo il mese scorso, parlare della speranza. Io ho fatto un po' un sommario delle varie relazioni, quindi possiamo dire che non tutto è farina del mio sacco qui, però cercherò di portare questo messaggio. Stamattina sono stato colpito, sono entrato in comunità e noi siamo circondati dai versetti quando entriamo, no? E c'è questo messaggio fatto dalla sorella Franca. Io ho vinto il mondo. Che messaggio che ci abbiamo? Eppure noi entriamo, siamo tristi, siamo scoraggiati, beh, ma sempre così. Eppure ogni giorno, la parola di Dio, ogni giorno la realtà ci dice io ho vinto il mondo. In che modo? Forse non riusciamo a capirlo perché siamo circondati dal male, come diceva anche il fratello. Eppure c'è questo mondo non ha l'ultima parola. Come possiamo non essere disperati quando siamo contornati dai virus, dalle crisi economiche, dalle sparatorie, le malattie tumorali, cioè le pensioni basse, la pensione che non si raggiunge mai, la mezza pensione, non lo so, c'è sempre qualcosa che ci rattrista un po', no? I figli che ci rattristano, anche se spesso ci fanno gioire. In altre parole, com'è il nostro bicchiere, no? Sapete? Si dice che il mezzo bicchiere o è mezzo vuoto o è mezzo pieno, secondo se sei un ottimista o meno. Il popolo di Israele vive con la sensazione e con la consapevolezza di essere il popolo di Dio. C'è una promessa che viene fatta ad Abramo, voi riempirete il mondo, eccetera, eccetera, voi siete benedetti e tutto. Eppure la loro storia è una storia di allontanamento da Dio. Giusto per ricordarci un attimo, no? Il popolo di Israele, il regno di Israele a un certo punto viene diviso in due regni, no? Perché ha un po' di dimestichezza con la parola di Dio, il regno del nord e il regno del sud. Non fanno una buona fine. Il primo, nel 930, viene formato due regni, 200 anni dopo il regno di Israele viene conquistato dall'Assiria e qualche 200 anni dopo i babilonesi conquistano il regno del sud. E vengono la gente viene deportata. Immaginate un popolo che viene deportato. Immaginate che domani siamo conquistati, non so, da Malta e tutti quanti veniamo portati a Malta. O siamo conquistati da, che ne so, da un altro popolo. E tutto il popolo, milioni di persone vengono portate in Babilonia. Durante questo periodo ci sono dei libri della Bibbia che vengono scritti, soprattutto il libro delle Lamentazioni, il libro di Geremia. E quando il popolo di Israele tornerà dalla Babilonia alla Giudea, verrà scritto uno dei libri che viene scritto in quel periodo, il libro di Zaccaria. Io su questo un po' mi vorrei concentrare questa mattina, perché vorrei andare ad aprire il libro, quello che è considerato il libro più triste della Bibbia. Dice, ma perché devi parlare, visto che parli di speranza? Vuoi parlare del libro più triste della Bibbia? Non c'è qualcosa di meglio da dirci, fratello? Eppure, anche nel libro più triste della Bibbia, che è il libro delle Lamentazioni, perché se uno scrive un libro di Lamentazioni non è che stava proprio tanto bene. Ma questo libro, il libro delle Lamentazioni, attribuito a Geremia,
E viene scritto nei tre mesi trascorsi fra quando Gerusalemme viene distrutta dalle truppe babilonesi e quando partono per l'Egitto di coloro che erano rimasti. Quindi siamo intorno all'anno 580. C'è un periodo più triste? Vedi la tua patria distrutta e ti dicono ora vi portiamo in Babilonia. E c'è un periodo molto molto difficile. E nel libro delle Lamentazioni, siamo nel capitolo 3, Geremia scrive: ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, della mia vita che di chi cammina, di chi va in giro, dell'assenzio. L'assenzio era considerato un veleno a quel tempo, e del veleno una droga l'assenzio. Io me ne ricorderò sempre e ne sono intimamente prostrato. Però ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite e si rinnovano ogni mattina, perché grande è la tua fedeltà. Nonostante tutto questo, dice Geremia, io però voglio cercare di pensare che noi non siamo completamente distrutti, che c'è ancora una speranza. In quel tempo uno poteva dire, va bene, è tutto finito, ci hanno distrutto il Tempio, ci hanno bruciato le case, ci stanno portando in esilio, ma di che altro dobbiamo parlare? Eppure le persone che hanno vissuto in quel tempo, come Geremia, avevano una parola di speranza. Infatti il messaggio che Dio rivela negli anni a Geremia è stato veramente duro. Annunciare la distruzione di Gerusalemme e arrendersi agli babilonesi. Volete salvarvi? Dovete arrendervi. E lui fu testimone diretto, e ci sono intere pagine della scrittura che sono dedicate a questo. Però un po' l'ultimo capitolo di Geremia, che dovrebbe essere letto come un'introduzione al libro delle Lamentazioni. Ogni libro delle Lamentazioni viene concluso con una preghiera. Ed ecco perché allora il libro delle Lamentazioni, secondo me, è un libro attuale. Perché ci fanno vedere anche la nostra situazione. Noi siamo il popolo di Israele, viene portato via, viene portato in cattività perché è andato contro Dio, ha peccato contro Dio. Una situazione spirituale immersa nel peccato. E noi, come il popolo di Israele, abbiamo bisogno di aiuto di Dio. E quindi il libro delle Lamentazioni ha una risposta a questo tema. Credi e continua a credere nelle promesse di Dio. Parlavo poi del libro di Zaccaria. Lo abbiamo studiato in questa comunità, ma il mercoledì diversi di voi non c'erano. Il libro di Zaccaria c'ha questa bella espressione, perché stanno tornando dopo l'esilio, stanno tornando a Gerusalemme, a Sion. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda gridi di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te. Quindi c'è anche un ricordo un po' del Signore: egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino. Vi ricordate quando il Signore entrerà in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina? Io farò sparire i carri babilonesi da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra. Per te Israele, a motivo del sangue del patto, io libererò i tuoi prigionieri dalle fosse senza acqua. Tornate alla fortezza, o voi prigionieri della speranza. Vedete, nonostante tutto quello che è andato male, Dio ispira dei profeti a chiamare gli israeliani delle persone che sono prigionieri della speranza. Non sono prigionieri della disperazione, ma sono prigionieri della speranza, prigionieri. Questo sono il capitolo 9 di Zaccaria. Molto bella questa, infatti il titolo del convegno era proprio Prigionieri della Speranza. Possiamo dire che per il popolo di Israele, come per noi oggi, viviamo il tempo dell'incudine. Sapete cos'è l'incudine? Dove si sbatte il ferro, no? E se noi spesso ci sentiamo là, siamo fra
Il ferro è un martello che ci batte. Però il tempo dell'incudine, vuol dire che dobbiamo essere rimodellati. Il popolo di Israele confesserà i suoi peccati, confesserà le sue debolezze, confesserà i suoi errori. E sarebbe bello se ognuno di noi, in questo tempo, ma in ogni tempo, perché poi ogni tempo il Signore ci richiama a sé, preghiamo il Signore di essere rimodellati, di essere sistemati, di essere aggiustati dal Signore. Durante questo tempo, durante il tempo dell'esilio, viene scritto un salmo, anche questo è considerato uno dei salmi più tristi, e dirà, Salmo 137, presso i fiumi di Babilonia, il poeta Ungaretti scriverà una bella poesia su questo, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Loro erano deportati, pensavano a casa loro. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Gli israeliti cantavano canti, no, con le cetre. Noi abbiamo attaccati ai salici, non vogliamo più cantare. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati. Dei canti di gioia, quelli che ci opprimevano dicendo cantateci canzoni di Sion. Cantateci i canti della vostra patria. Come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Come possiamo parlare della speranza di Dio noi che ci sentiamo in una terra straniera? Non so voi, ma questa non è la mia casa. Questa non c'è un canto, adesso non mi ricordo qual è, ma dice la mia casa è su nel cielo, non è questa la mia casa. Come posso parlare di speranza in questa casa? Come posso parlare di speranza quando la guerra qua, di che cosa stiamo parlando? Come un po' gli israeliti, ma noi vogliamo attaccare le nostre Bibbie, le vogliamo attaccare ai salici piangenti. E quindi la domanda è: come possiamo cantare? Come possiamo portare speranza in questo mondo? Vedete, c'è una storia che a me piace molto ricordare, ed è la storia di Paolo e Sila che si trovano nella prigione di Filippi. Siamo nel capitolo 16 di Atti. E beh, lì è una storia un po' particolare, perché si dice che Paolo e Sila sono, secondo viaggio missionario di Paolo, che hanno fatto un buon lavoro, arrivano a Filippi. E a Filippi, e lo ricordavo lì ai fratelli di Paternò, dico immaginate che noi arriviamo qui a Paternò, parliamo con qualcuno, il sabato, un esempio, il sabato siamo andati a distribuire nel mercato. E dice Atti 16 dal versetto 13, il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo ci fosse un luogo di preghiera, e seduti ci parlavamo alle donne là riunite. Quindi queste donne si erano riunite in un luogo di preghiera. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, commerciante di porpora vuol dire che era molto ricca. La porpora a quel tempo già era una cosa preziosa, che temeva Dio e ci stava ad ascoltare. Ecco, trovare gente che ci sta ad ascoltare, anche se ricca. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, e dopo che fu battezzata, con la sua famiglia ci pregò dicendo «Se avete giudicato che io sia fedele, venite a cena, a pranzo a casa mia». Che bella questa storia. Come si devono essere sentiti Paolo e Sila? Ah, vedete? Il Signore ci risponde, il Signore è con noi, il Signore ci aiuta. Però poi accade qualcosa, loro incontrano una serva posseduta da un demonio, la fanno guarire, e il fatto che questa serva portava con le sue divinazioni, portava soldi ai suoi padroni, vengono attaccati. Infatti il versetto 19 dice, vedendo i suoi padroni che la speranza, avevano guarito da questo spirito di divinazione, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità e dissero, questi uomini, che sono giudei, Filippi è una città greca, quindi questi che sono giudei, turbano la nostra città. E loro hanno parlato del Signore, avevano liberato una donna dalla... Ma come? Noi stiamo facendo cose buone. La folla insorse contro di loro, i pretori strappano le vesti e comandano che fossero battuti con le verghe. Dopo li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. E lui, fedele, li rinchiude
nella parte più interna del carcere e gli mette i ceppi ai piedi. Signore, ma scusa, noi siamo qui per lavorare per te. Noi abbiamo fatto un buon lavoro. Noi abbiamo fatto quello che tu ci hai chiesto. E questo è ringraziamento? Vi è mai capitato? Signore, io ho fatto tante cose. Credo di aver fatto... Perché vengono ripagato con questa moneta? Le vergate? I ceppi? Mi devono mettere in carcere? Beh, almeno dateci una cella vista mare. No, la parte più bassa. I ceppi, ma pure i ceppi, sono necessari? Ma se voi foste state Paolo e Sila, se io fossi stato Paolo in quel momento, avrei detto, ehi, ma c'è nessuno lassù. Signore, ma ti sei scordato di noi? Hai voltato lo sguardo? Fino a quando, Signore, dovrò sopportare le vergate della gente? Sono cose normali. Eppure questa storia mi piace e dà un po' la risposta al nostro si può cantare in terra straniera? Perché verso la mezzanotte è sempre un'ora critica, allora buia, no? Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano, pure nella disperazione, almeno apparente, anche che tutto era andato male, anche che erano imprigionati, pregavano e cantavano inni a Dio. Siamo capaci di farlo noi? Questa storia ci spinge a dire, nonostante tutto, io voglio continuare ad avere speranza nel Signore. Infatti, la storia dice che a un tratto ci fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, tutte le porte si aprirono, le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi. Dice, qua sono scappati tutti, non ho fatto il mio lavoro. Paolo gli gridò, fermati, non farti del male, siamo qui, non siamo andati via. Il carceriere balzò dentro, tutto tremante, si gette ai piedi di Paolo e Sila, poi li condusse fuori e dice, Signore, che cosa devo fare per essere salvato? Che cosa posso fare? Gesù gli dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Anche lui viene battezzato e anche lui li invita a cena. Dice, ma qua si mangia sempre a Filippi e quella ci invita a cena, questo ci invita a cena. No? Grazie a Dio si dice che il Signore alla fine sta preparando un banchetto per noi e che ha preparato un posto dove ci sarà un banchetto meraviglioso. Ci sono dei suggerimenti pratici per cantare in terra straniera. Vedete, io penso che non possiamo chiudere gli occhi davanti alle difficoltà, non possiamo dire che tutto va bene, saremmo pazzi. Però sempre accettare le conseguenze. Paolo e Sila accettavano le conseguenze, il fatto che avevano predicato vengono battuti. Però Paolo e Sila, come vorremmo che ognuno di noi potesse fare, deve mantenere lo sguardo verso il cielo e alimentare una vita di preghiera e non stancarci di chiedere, Signore, continua a darmi speranza in questo mondo. Arriviamo qui la mattina, ma guarda quanti siamo pochi. Contiamo quelli che sono andati via, contiamo quelli che ci sono presenti, contiamo quelli che stanno venendo, quelli che sono tornati. Non contiamo le sedie vuote, proviamo a contare le sedie che sono ancora piene, grazie a Dio. Forse non grazie a noi, ma grazie a Dio. Io direi che proprio il mondo non ha l'ultima parola. Il mondo vuole che tutte le chiese chiudano. Il mondo vuole che tutte le chiese abbassano la saracinesca e qui venga fatta una sala bingo. Sapete, c'era una comunità che era a Monte Mario, se qualcuno ricorda il fratello Franco Coco. Io era vicino dove lavoravo prima. E poi il fratello morì, quegli altri erano anziani, adesso c'era una sala bingo, ci scrissi un articolo, no? Che cosa vogliamo? Vogliamo chiese o vogliamo sale bingo in questo mondo? Ma è importante una cosa, vedete, questo lo dirà la lettera di Pietro, siate sempre pronti a rispondere della speranza che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Bella questa parola, stiamo parlando di speranza. Ma tu c'è speranza in questo mondo? Ma non vedi quello che sta succedendo? Beh, la mia patria non è qua, io so che il Signore ha in mano le cose. Fra fede e speranza c'è un legame? Beh, io credo che esista un legame molto stretto tra la fede e la speranza.
Perché la fede, la speranza, non è ottimismo, ma si fonda sulle promesse di Dio. La nostra speranza ha una dimensione in Cristo, non ha una dimensione nelle nostre possibilità. Ci sono delle promesse fatte da Dio: io sarò con voi tutti i giorni, non abbiate paura, non temete, io ho vinto il mondo. Eppure noi diciamo: Signore, lo vedi che sono in ceppi e in catene, come faccio a cantare? Mi piace questo: fede, speranza e amore sono collegate. Dice, la più grande di tutte è l'amore, ma l'amore nasce anche dalla speranza, dalla fede. Il profeta Ezechiele, un altro profeta di quel tempo, avrà una visione. Il Signore lo chiamerà e dirà: che cosa vedi? E lui dirà: io vedo una valle piena di ossa, una valle piena di morti. Sarebbe bello leggere un po' tutto Ezechiele, no? Se state comodi, adesso ve lo leggo tutto, no? Va bene. Però il capitolo 37 dice: la mano del Signore fu sopra di me, mi trasportò in mezzo a uno spirito e mi deposi in una valle piena di ossa. Che brutto. Mi fece passare. Erano molto secchi, morti da un sacco di tempo. Come vi trovereste a camminare in mezzo a tutte queste cose? Dice: queste ossa possono rivivere? E lui gli risponde: ma Signore Dio, tu lo sai, io che ne so. E lui dice: profetizza queste ossa. Signore, che speranza c'è che io profetizzo a delle ossa? Profetizzo a gente morta, profetizzo non a gente morta, ma a gente che è più che morta, tanto che è diventata scheletro e sono diventato pure secche le ossa. Sapete, ci vogliono centinaia di anni perché delle ossa diventano secche. Perché io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Qualche volta quando vedo certe comunità che dormono, io dico: Signore, che cosa si può fare? Che cosa possiamo fare per risvegliare? Qualcuno mi ha chiesto: ma è vera questa foto che hai fatto? Dico: beh no, spero di no. Però è una foto che è di gente che dorme, magari certamente non qui, che siamo tutti belli svegli, vero? Datemi un segno che siete svegli. Io farò rinascere in voi la carne, metterò in voi lo spirito. Questo è il nuovo patto che viene fatto dal Signore. Che bella questa immagine. Io sarò presso di loro. Dio fa un nuovo patto e promette di metterci un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Non saremo noi con le nostre forze a farlo, ma credere nelle promesse di Dio. Sapete perché io ancora, come dire, ho speranza? Questo l'ho già fatto vedere. Questo è il campo che noi andremo a fare fra poco. Guardate quanti questi ragazzini, a parte quello vecchio lì a destra. Che bello. Potete sentire che questi giovani hanno voglia di ascoltare la parola di Dio. E abbiamo queste possibilità. E pregare perché queste giovani generazioni possano avere una chiesa diversa. Ogni volta che io vado, e a Dio piacendo anche quest'anno saremo lì, quest'anno sarà il 30° anno che c'è il campeggio. E io ho conosciuto il Signore attraverso un campeggio, attraverso un campo. Che testimone vogliamo passare alle nostre generazioni? Qualche volta mi immagino che noi stiamo passando un candelotto di dinamite, no? Non è una staffetta. Noi dobbiamo passare la staffetta, dobbiamo passare speranza, dobbiamo passare. E vorrei concludere con questa frase che ci dà speranza. Se voi dunque che siete cattivi, il Signore, non, come si dice a Roma, non gliela va a mandare, glielo dice proprio. Voi che siete cattivi, come ti senti? Tu sei cattivo. Grazie allo Spirito di Dio diventiamo gente trasformata. Voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli? Quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Quindi la speranza non è ottimismo. La speranza nella Bibbia è sinonimo di dinamismo, di creazione, di movimento, e la speranza è una bandiera piantata sul campo del nemico. Come guardiamo al futuro? Ho trovato questa foto. Che cosa notate voi in questa foto? Sta guardando, no? Questo è il presidente degli Stati Uniti, eh? Vedete che c'ha i tappi davanti al binocolo.
chissà che cosa vedeva. Qualche volta anche noi prendiamo i nostri occhiali che sono coperti, oppure prendiamo un bel binocolo, dice, ma io non vedo niente, ma togli i tappi. E c'è questa frase di Baden-Powell, questo signore ha fondato i Boy Scout. Guarda lontano, e quando pensi di aver guardato lontano, guarda ancora più lontano. Se io guardo oggi, guardo la mia realtà, guardo a me stesso, vedo una valle piena di ossa. Se io guardo con gli occhi di Dio, io posso vedere lontano. Questo è l'orizzonte delle profezie. Noi tante volte, se siamo al primo piano, guardiamo a poca distanza. Io penso che così come le profezie ci spingono a guardare oltre, guardare lontano. In qualche modo, se guardo me, vedo l'impossibilità di salvarmi. Ma che guardo Gesù, io vedo l'impossibilità di perdermi. Com'è allora il mio bicchiere? Grazie a Dio che abbiamo un bicchiere. Va bene? Poi ognuno lo veda come vuole. Lamentazioni, il libro più triste della Bibbia. Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Il Signore lo farà, li farà tornare, ma passeranno più di 50 anni in cattività. Chissà se questa è un po' la nostra cattività. E questo vuole essere quello che vorrei lasciarvi, l'ultimo messaggio. Qualche volta ci sentiamo così. Questo è Giosafat. Non sappiamo che fare, Signore, ma gli occhi nostri sono su di te. Amen.